Avevo detto che dovevamo fare gli sviluppi di McLaurin della funzione tangente iperbolica e delle funzioni iperboliche immerse. Allora, per quanto riguarda la tangente iperbolica, qui usiamo, invece di scrivere TGH, scriviamo Tanaka come scrivono gli americani o gli inglesi. E che funzione è seno iperbolico su coseno iperbolico, cioè e alla x meno e alla meno x fratto e alla x più e alla meno x. Siccome si tratta di tutte quantità positive, chiaramente il valore della tangente iperbolica è compreso tra meno 1 e 1, perché sopra avete la differenza di due quantità positive e sotto invece avete la somma. Quindi è chiaro che il valore assoluto del numeratore è minore o uguale al valore assoluto del denominatore. In realtà, se andate a fare il grafico, ottenete qualcosa di questo genere. Quindi qualitativamente sembra un po' assomigliare a quello dell'arco tangente, però i limiti di x che tende a più o meno infinito sono più o meno 1. Ok? Questo perché per x che tende a più infinito, questo va infinito, questo va infinito, questo va a 0, quindi questo si può trascurare rispetto a questo, e quindi e alla x per la x fa 1. Viceversa, per x che va a meno infinito è il contrario, si può trascurare questo che tende a 0, e quindi qua tende a meno 1. Ora sappiamo, abbiamo già fatto la derivata, quella mi pare che l'abbiamo fatta, comunque la rifacciamo. F' di x è uguale a e alla x più e alla meno x al quadrato. Sopra che devo fare? Devo fare la derivata del numeratore, cioè e alla x più e alla meno x, che il denominatore non derivato, quindi al quadrato, meno e alla x meno e alla meno x, che è la derivata del denominatore, per il numeratore non derivato, quindi al quadrato. Quindi se fate il conto viene 4 fratto e alla x più e alla meno x al quadrato, e se vi ricordate questo è esattamente il reciproco del quadrato del coseno. Allo stesso risultato ci potete arrivare se derivate seno iperbolico su coseno iperbolico sempre con le stesse regole. Se io la scrivo come seno iperbolico su coseno iperbolico, la derivata sotto c'è coseno iperbolico al quadrato, sopra devo fare la derivata di seno iperbolico per coseno iperbolico per coseno iperbolico di sotto, quindi coseno iperbolico quadro meno seno iperbolico quadro, ma coseno iperbolico quadro meno seno iperbolico quadro fa 1, e quindi si riottiene lo stesso risultato. Ok, va bene. Allora, questa è una funzione dispari, insomma il grafico è fatto un po', veramente un po' male. È una funzione dispari, quindi ci aspettiamo che nello sviluppo di McLaurin, è definita all'interno dell'origine ovviamente, e la derivata di 0 fa 1, quindi lo sviluppo di McLaurin inizia con x, però se vogliamo calcolare qualche altro termine, allora dobbiamo fare delle derivate ulteriori. La derivata seconda di f viene coseno iperbolico alla meno 2, viene meno 2 coseno iperbolico di x alla meno 3 per seno iperbolico di x. Derivata terza adesso devo derivare prima questo, e quindi ottengo più 6 coseno iperbolico di x alla meno 4 per seno iperbolico al quadrato di x meno 2 coseno iperbolico di x alla meno 2. Ho derivato prima questa, meno 3 per meno 2 fa più 6,
questo scende di 1 e poi devo fare la derivata del coseno iperbolico e moltiplicarlo per questo. Oppure devo fare la derivata, poi più l'altro pezzo, la derivata di questo, che fa un coseno iperbolico che si semplifica con quello che sta al denominatore, mi dà coseno iperbolico alla meno 2 per il meno 2 che ci sta davanti. A questo punto la derivata terza in 0 fa, vediamo un po', fa meno 2, se ho fatto bene i conti. Poi adesso diciamo, quindi se ho fatto bene i conti, anche se ho fatto bene i conti, qui dobbiamo avere meno x cubo terzi più o piccolo di x alla quarta. Perché il termine successivo sarà di ordine 5. Poi volendo posso anche farmi, ecco, un modo più semplice per calcolare questa cosa, anzi ci calcoliamo fino all'ordine 5, e fare lo sviluppo f di x è uguale a seno iperbolico fratto coseno iperbolico. Allora, il seno iperbolico sappiamo qual è lo sviluppo, allora facciamo per esempio x più x cubo sesti più x alla 5 su 120 più o piccolo di x alla 6, sotto ci mettiamo 1 più x quadro mezzi più x alla 4 su 24 più o piccolo di x alla 5. Adesso qui ci mettiamo x più x cubo sesti più x alla 5 su 120 più o piccolo di x alla 6 e dobbiamo togliere il denominatore. Guardate, per togliere il denominatore una cosa standard è questo denominatore inizia per 1 e poi ci sono cose che tendono a 0, quindi la quantità più grande del denominatore è 1, altrimenti io metto in evidenza la quantità più grande. Per esempio, se qua ci fosse stato tutto moltiplicato, che ne so, moltiplicato logaritmo di x, allora logaritmo di x si mette in evidenza, per x che tende a 0 logaritmo di x tende a meno infinito, ma non è un problema. Quello stava in evidenza, poi rimaneva tutta questa quantità che iniziava con 1, 1 fratto 1 più una roba che tende a 0 si può sempre girare, 1 fratto 1 più t diventa 1 meno t più t quadro, quindi più x alla quarta quarti, e poi in effetti anche qui, vabbè, qua ci potrei mettere un piccolo di x alla 5, nel senso che i termini successivi sono di ordine 6. La funzione pari è quella, la funzione reciproca pure era pari. Adesso rimane da fare questa moltiplicazione. Allora, termini di ordine 1, x per 1 fa x. Termini di ordine 3, abbiamo meno x cubo mezzi più x cubo sesti fa meno x cubo terzi. Quindi vedete che torna. Poi andiamo sull'ordine 5. Sull'ordine 5 stavolta abbiamo più x alla 5 che moltiplica un 120esimo meno un 12esimo, e poi qua abbiamo i soliti 5 24esimi più 5 24esimi. Poi termini successivi di ordine superiore al sesto. Allora qua abbiamo 5 24esimi sono 25, 26 meno 1 meno 10 fa 16, quindi più 2 quindicesimi x alla 5, qua ci mettiamo più o piccolo x alla 6.
Quindi, come vedete, sembra assomigliare, ma non è uguale né a quello dell'arco tangente, perché se vi ricordate l'arco tangente era x minus cubo terzi e poi c'era x alla quinta quinta. E non, non è neanche quello della tangente, perché la tangente era questo e questo si trovavano, ma questo non era minus cubo terzi, ma era più x cubo terzi. Quindi, diciamo, anche qui non mi sovviene nessuna formula generale, cioè nel senso ci sarà ma sarà complicato, perché almeno per la tangente so che esiste, ma diciamo una volta me la ricordavo, pure adesso non me la ricordo. Ok, va bene, quindi questa è, abbiamo fatto lo sviluppo della tangente iperbolica. Adesso dobbiamo considerare il problema dell'inversione delle funzioni iperboliche. Cominciamo con l'inversione della funzione semiperbolica. Allora, la funzione semiperbolica si potrà invertire su tutto R e si potrà anche fare il suo sviluppo di Taylor. Di McLaughlin, scusate, perché sarà definita nel ritorno dell'origine. La funzione invece arco coseno iperbolico si potrà invertire da 1 in poi, perché il coseno iperbolico a meno possibile vale 1. Cominciamo con l'arcoseno iperbolico. Allora io ho questa qui, la relazione fondamentale è y uguale seno iperbolico di x uguale e alla x meno e alla meno x mezzi. Vi ricordo il grafico come è fatta questa funzione, più o meno, non è che sia facilissimo da fare questo grafico, ma più o meno faccio. Qui la funzione non va, cioè non diventa mai verticale, cioè diventa sempre più verticale, ma mai veramente verticale, nel senso che la funzione assomiglierà, per x molto grande assomiglierà a e alla x mezzi, per x invece molto negativo assomiglierà a meno e alla meno x mezzi, perché naturalmente l'altro pezzo si può trascurare. Quindi se uno prendesse e alla meno x meno e alla meno x mezzi, questa funzione farà così, a un certo punto queste andranno praticamente a coincidere, praticamente meno e alla meno x mezzi, e qui invece avrò la funzione e alla x, quindi la funzione che sta in mezzo è la funzione seno iperbolico di x. Adesso la funzione arco seno iperbolico di x si può invertire su tutto R, perché quella di prima è una funzione su ogni intervallo, è una funzione monotona e continua, e quindi si può invertire, e quindi in realtà si può invertire su tutto R. La funzione inversa farà così grosso modo. Anche qui la funzione diventa via via quasi sempre un po' più orizzontale, ma mai veramente orizzontale. Immaginiamo per esempio di trascurare questo termine, allora e y uguale a alla x mezzi, allora x a quanto è uguale? È uguale al logaritmo di 2y, cioè al logaritmo di y più logaritmo 2. Quindi questa funzione, invertendo y in x, se volete, se io prendo la funzione logaritmo x
più logaritmo 2, questa è la funzione, cioè ho girato quel grafico di prima, questa è la funzione logaritmo x più logaritmo 2, questa di sopra. Così come da sopra avrò meno logaritmo x meno logaritmo 2. Ok? Da sopra va, avrà una cosa del genere. Questa qua sarà meno logaritmo x mentre logaritmo del valore assoluto x meno logaritmo, e qua stiamo sulle x mega negativo. Rimane però il problema di descrivere esplicitamente la funzione immersa. Per descrivere esplicitamente noi dobbiamo invertire questa relazione algebricamente e dobbiamo poi scambiare la y con la x. Allora, per invertire questa relazione algebricamente io sfrutto questa sostituzione t uguale a x. Allora, la stessa relazione di prima la posso scrivere così: 2y uguale t meno 1 su t. Ho portato il 2 dall'altra parte, poi mi sono ricordato che a la x fa t, e poi mi sono ricordato che 1 fratto e alla x fa 1 su t, poi a meno x fa 1 su t. Quindi moltiplicando tutto per t, qua la posso scrivere come t quadro meno 2ty meno 1 uguale a 0. T quadro meno 1 meno 2ty uguale a 0. A questo punto posso ricavare y in funzione di t, posso ricavare y in funzione di t e mi viene, perché questa è un'equazione di secondo grado, e scusate, posso ricavare t in funzione di y, mi viene t uguale y meno più la radice no, diviso niente, perché poi fratto a fa 1, a fa 1. Qua devo fare b quadro quarti più ac, quindi qua mi viene y quadro più 1. Questi sono i valori di t che soddisfano questa equazione di secondo grado. In realtà di questi due valori devo sempre prendere quello col più. Per quale motivo? Io mi ricordo che t era e alla x, t era e alla x, quindi t deve essere per forza una quantità positiva. Siccome y può essere sia positivo che negativo, ma radice di y quadro più 1 è più grande del valore assoluto di y, semplicemente perché se fate il quadrato uno viene y quadro e l'altro fa y quadro più 1. Quindi se io qua ci mettevo il meno, sicuramente la radice aritmetica di questa roba qui era, col meno davanti, era più negativa di quanto potesse essere positivo questo, quindi la somma sarebbe venuta sempre nega, e che non può essere. Quindi dobbiamo scartare la radice negativa, e quindi adesso otteniamo che x è uguale al logaritmo naturale di y più la radice di 1 più y quadro. Scambiando la y con la x abbiamo che y è uguale al logaritmo naturale di x più la radice di 1 più x quadro. Allora, se ci fate caso, questa funzione è sempre definita perché la radice di x quadro più 1 è sempre positiva ed è più grande di meno x in valore assoluto, è più grande di x in valore assoluto, x può anche essere negativo ma la somma è sempre positiva, quindi il logaritmo si può sempre fare. Quindi questa qui è quella che è la funzione che noi abbiamo chiamato arcoseno iperbolico di x. La scrivo con la notazione americana A sin h di x, per il semplice fatto che in Italia, secondo i puristi, non si dovrebbe dire arcoseno iperbolico ma settor seno iperbolico. Quindi
me la cavo dicendo all'americana questo arco semi-iperbolico, l'ho scritto così. Sarebbe secondo grafico. Eh? Sarebbe secondo grafico. Sarebbe questo grafico qui. Questo è il semi-iperbolico, questo è l'arco semi-iperbolico, quello in mezzo. E abbiamo trovato questa funzione. In realtà adesso andiamo, quindi adesso prendo, cancello il segno iperbolico che non mi serve più, mi è servito a fare il discorso iniziale, e adesso andiamo a prendere f di x uguale l'arco segno iperbolico. Adesso, se vogliamo fare gli sviluppi di Taylor o di McLaurin vicino a zero, o la funzione definita vicino a zero, sì, come no. Che cosa mi serve? Mi serve di poter fare le derivate. Allora, intanto la derivata di una funzione la dobbiamo sempre saper fare. Allora, f' di x quanto fa? F' di x è uguale a 1 fratto la derivata di f a meno 1 calcolata in f di x. Ok? Quindi, andando a sostituire, questo è 1, f a meno 1 è il seno iperbolico, la derivata del seno iperbolico è il coseno iperbolico di a sin h. Allora, questo chiamatelo un attimo alfa. Allora, io so che seno iperbolico di alfa è uguale a x e voglio sapere quanto fa il coseno iperbolico di alfa. Ma io so che questo al quadrato meno questo al quadrato, io so che questo al quadrato meno x quadro fa 1, e quindi coseno iperbolico di alfa quanto fa? Fa la radice di 1 più x quadro. Uno dice, ma potrebbe fare anche meno la radice di 1 più x quadro. No, fa più la radice di 1 più x quadro, in questo caso particolare, perché la funzione arco seno iperbolico, abbiamo visto prima che era una funzione come il seno iperbolico era crescente, e quindi la derivata prima deve essere positiva, quindi dobbiamo scegliere la radice positiva. Ma dice, ma io non me la potevo fare la derivata dalla forma esplicita? Sì, me la potevo fare dalla forma esplicita. Infatti, se vado a farmi la derivata dell'arcoseno conoscendo che è uguale a questo, io so che la derivata, vediamo un po', dovrebbe essere uguale a 1 fratto x più la radice di 1 più x quadro per la derivata di x fa 1. La derivata della radice di 1 su x, più x quadro fa 1 fratto 2 volte la radice di 1 più x quadro per 2x. 2 e 2 si semplifica, rimane così. Allora, se ci fate caso, se io adesso faccio la somma, qui metto la radice di 1 più x quadro come denominatore comune, qua, al numeratore mi viene radice di 1 più x quadro più x, questo e questo se ne va, e torna esattamente il risultato di prima. Bene, allora a questo punto io ho scoperto che la derivata è uguale a 1 fratto la radice di 1 più x quadro. Se preferite, la derivata vale 1 più x quadro alla meno un mezzo. Quindi a questo punto so che la derivata è uguale alla somma per k che va da, è un caso particolare di 1 più t alla alfa con alfa uguale a meno un mezzo e t uguale x quadro. Quindi so che la derivata è uguale alla somma per k che va da 0 a n di meno un mezzo k, e poi qua ci devo mettere x alla 2k più o piccolo di x alla 2n più. Quindi la mia funzione è, diciamo,
arco seno iperbolico x è uguale a somma per k che va da 0 a n meno un mezzo k x al 2k più 1 fratto 2k più 1 più o piccolo di x al 2n più 2, perché questa è dispari, il termine successivo sarà questo è di ordine dell'ultimo, è di ordine 2n più 1, quello successivo è di ordine 2n più 3. Se vogliamo scrivere i primi termini, allora li riscrivo qui al coseno iperbolico di x è uguale a, allora, k uguale a 0 viene x, poi k uguale a 1 devo fare meno un mezzo su k, fa meno un mezzo, meno un mezzo per 3, quindi un sesto x cubo, x meno x cubo sesti. Vedete, il seno iperbolico era x più x cubo sesti, qua l'arco seno iperbolico x meno x cubo sesti. Poi il termine successivo abbiamo meno un mezzo su 2, cioè meno un mezzo per meno 3 mezzi diviso 2 fa più 3 ottavi. 2k più 1 fa 5, quindi più 3 quarantesimi x alla 5 più o piccolo di x alla 6. La formula generale è quella lì. Ok? Quindi abbiamo dell'arco seno iperbolico, abbiamo detto tutto, tutto quello che potevamo dire, o almeno che volevamo dire in questa circostanza. Andiamo a parlare dell'arco coseno iperbolico. Naturalmente io questi due coefficienti qua me li potevo ricavare allo stesso modo, ricordandomi che l'arco seno iperbolico è una funzione immersa del seno iperbolico, e facendo il discorso che ho fatto quando dovevo fare tra seno e arco seno, più o meno lo stesso discorso. Se lo fate vi trovate lo stesso risultato. Quindi vedete che tutte queste formule, questi risultati eccetera, li possiamo ottenere spesso e volentieri in uno, due, tre modi diversi. Quindi diciamo, è un tutto che si tiene insieme. Io può essere pure che tra, cioè, diciamo, a parte fino all'ordine 3 me li ricordo e me li ricordo finché campo, diciamo, si sviluppi, perché sono talmente tanto legati. Certamente i coefficienti degli ordini 5, mi posso sbagliare col segno, mi posso sbagliare con qualcosa, perché si confondono un po' tra di loro, ma se proprio viene il dubbio, se proprio ti serve, e se proprio viene il dubbio te lo ricavi, perché poi ci sono vari modi di ricavarselo. Ok, arco coseno iperbolico, quindi andiamo a invertire stavolta il coseno iperbolico. Quindi, come vedete, spesso e volentieri le derivate dappertutto e diciamo, si può evitare di farle, insomma, se uno se ne fa qualcuna, ma sostanzialmente si possono ottenere gli sviluppi di Maitland senza fare moltissime derivate. Adesso però, per quanto riguarda il coseno iperbolico, l'arco coseno iperbolico ovviamente lo sviluppo di McLaren non ce l'ha, perché vi ricordo che y uguale a coseno iperbolico di x vuol dire che la funzione fa così, questa è e alla x più e alla meno x mezzi, e in 0 vale 1. Ovviamente questa funzione di per sé non è invertibile, non è né iniettiva né suriettiva,
perché quando andiamo a girare il grafico ha, inizia a 1 con la tangente verticale e ha due rami. Di questi due rami ovviamente si considera, cioè ovviamente si, se può considerare solo uno, qua si considera, per convenzione si considera quello positivo, perché il segno più ci piace di più del segno. Allora, se si considera il segno positivo, adesso bisogna andare a vedere come è fatta questa espressione. Adesso ricordatevi del discorso grafico, perché adesso anche quando andiamo a invertire la funzione diciamo dal punto di vista algebrico, ci ritroviamo la stessa difficoltà. Cioè, questa, vi ricordo, è e alla x più e alla meno x mezzi. Allora chiamo come al solito t uguale a e alla x. Allora diciamo la relazione si può riscrivere così, come 2y uguale t più 1 su t. Quindi posso scrivere t quadro meno 2ty più 1 uguale a 0. Quindi adesso devo ricavare t, e quindi t uguale stavolta più y meno più la radice di y quadro meno 1. Vi ricordo che questo è alla x. Adesso il punto è quale delle due prendo. Io voglio che no, aspettate un attimo. Sì, y quadro meno 1. Allora, questa non è la radice quadrata, è definita soltanto per valori esterni a meno 1, 1. Fino a meno 1 incluso e da 1 in poi incluso. 1 incluso in poi. Adesso però c'è un altro problema, che questa radice, diciamo, supponiamo che il valore assoluto di y sia maggiore di 1, la radice di y quadro meno 1 è più piccola del valore assoluto di y, perché per il semplice fatto il quadrato di questo fa y quadro, il quadrato di questo fa y quadro più 1. Che significa? Significa che quando y è negativo, qua o ci metto meno o ci metto più, in ogni caso, anche se ci mettessi più, quella quantità diventerebbe negativa. Allora, siccome poi devo fare il logaritmo non si può fare. Quindi x è uguale al logaritmo di y, qua dovrei scrivere meno più la radice di y quadro meno 1. Questo dubbio non l'ho ancora sciolto. In realtà, perché ci sta quel dubbio? E questo solo per y maggiore o uguale di 1. E poi dovrò scambiare la y con la x. Perché c'è questo dubbio su meno e su più? Stavolta nessuno mi ha forzato a dire no, qua la radice deve essere per forza positiva. Perché in effetti, se io prendo il meno là, non sto facendo altro che prendere l'altro là. Volete vedere? Allora, io dico che il logaritmo di y meno la radice di y quadro più 1 è uguale a meno il logaritmo di y più la radice di y quadro più 1. Ok? Questo meno 1, scusate, meno 1 e meno 1. Questo per y ovviamente maggiore o uguale di 1. Come si fa a vedere? Basta portare dall'altra parte e osservare quella relazione vale se e solo se. Portando dall'altra parte, io scopro che il logaritmo di y meno la radice di y quadro meno 1 più logaritmo di y più la radice di y quadro più 1 deve fare 0. Ma la somma di due logaritmi è il logaritmo del prodotto. Questo è uguale al logaritmo. Beh, se fate il prodotto, questo è a più b, a meno b per a più b, quindi qua viene y quadro a quadro meno y quadro meno 1, a quadro meno b quadro. Adesso vale y quadro meno y quadro, se ne va, meno meno 1 diventa 1, logaritmo di 1 fa 0. Effettivamente quei due valori, se io ci metto il meno,
è l'opposto di quello di prima. Ovviamente, se ci metto in più, sto considerando il ramo positivo, se ci metto in meno, sto considerando il ramo negativo. Però ecco, la funzione, siccome qua abbiamo scambiato y e x, questa non è la funzione arco coseno iperbolico, ma la funzione arco coseno iperbolico è questa qui, logaritmo di x più la radice x quadro meno 1, questo per x maggiore o uguale 1. Questo è quello che abbiamo chiamato arco coseno iperbolico di x. Oh, per quanto riguarda la derivata, allora, la derivata di coseno iperbolico, questa la chiamo f di x, meglio, allora f' di x è uguale sempre a 1 fratto la derivata della funzione inversa calcolata in f di x, quindi è uguale a 1 fratto la funzione inversa, scusate, f di x è arco coseno iperbolico, quindi questa la cancello, che mi serviva soltanto per fare tutti i ragionamenti sull'inversione. Allora, la derivata di la funzione inversa è coseno iperbolico, la sua derivata è seno iperbolico calcolata in arco coseno iperbolico di x. Allora, come al solito, questo lo chiamate alfa. Io so che seno iperbolico di alfa fa x, cioè che coseno iperbolico di alfa fa x, e voglio calcolare il seno iperbolico di alfa. Allora io so che questo, quadrato di questo meno il quadrato di questo, quindi x quadro meno sen h quadro alfa fa 1. Questo perché il coseno iperbolico al quadro, a differenza del coseno e seno, la somma fa 1, la differenza fa 1, e quindi trovo che coseno iperbolico al quadrato di alfa fa x quadro meno 1, e quindi là ci va la radice di x quadro meno 1 qua sotto. Quindi qua deve venire 1 fratto la radice di x quadro meno 1. Ok? Quindi questa è la derivata. Se la fate partendo dall'espressione esplicita, viene esattamente la stessa cosa. Infatti, la derivata fa 1 fratto x più la radice di x quadro meno 1 per 1 più 1 fratto 2 volte la radice di x quadro meno 1 per 2x, quindi 2 e 2 si semplifica, e quindi vedete subito, come prima, che poi viene 1 fratto la radice di x quadro meno 1. Ovviamente questo discorso vale per x maggiore di 1, per x uguale a 1 la derivata non c'è, perché sostanzialmente il rapporto planetario tende a più infinito, perché avevamo girato il grafico, quello si era messo verticale, lo vedete analiticamente, algebricamente, graficamente, come vedete avete sempre la stessa cosa, che per x che tende a 1 da destra, questo tende a più infinito. Ok? Oh, questa funzione ovviamente non ce l'ha la formula di McLaren, perché non è definita all'intorno dell'origine. Potrei eventualmente fare la formula di Taylor nell'intorno di 2, di 3, non la posso fare neanche nell'intorno di 1, perché nell'intorno di 1 la derivata non c'è, va infinito, quindi non posso scrivere la formula di Taylor nell'intorno di 1. Ok? Cioè, sostanzialmente, vi ricordate, y era uguale a 1, diciamo, y uguale seno iperbolico di x, o seno iperbolico di x, scusate, y era uguale a 1 più x quadro mezzi più piccolo di x cubo. Se adesso voglio ricavare la x, diciamo, sostanzialmente deve iniziare con radical 2 y meno 1 alla 1 mezzo
più piccolo di y meno 1 alla 1 mezzo. Quindi come vedete questo è, diciamo, se ci tolgo 1, y meno 1 vicino, quando x è vicino a 0 è un infinitesimo di ordine 2, che vuol dire che se voglio ricavare la x in funzione di y meno dell'infinitesimo y meno 1, quando y tende a 1, la x sarà un infinitesimo di ordine y meno 1 alla 1 mezzo. So, pensate a y uguale x quadro, se y uguale x quadro, x è uguale alla radice di y. Quindi se io scambio x e y, è chiaro la derivata mi è infinito, ma in un caso 1 è un infinitesimo, diciamo, là era più semplice perché era tutto vicino a 0, in un caso 1 era un infinitesimo di ordine 2 rispetto all'altro, se scambio il x e y, x sarà un infinitesimo di ordine 1 mezzo rispetto a y. Quindi questa è una cosa che complica cose, questo è un po' più difficile, no? Diciamo, da recepire immediatamente. Comunque, questa è la funzione arco coseno iperbolico. Se adesso andiamo invece a vedere la funzione arco tangente iperbolica, questa arco tangente iperbolica di x, io vi ricordo, l'arco tangente iperbolica di x avrà un grafico simile a quello della tangente. Avrà un grafico fatto così. Questa è la funzione arco tangente iperbolica di x. E sarà definita, il campo di esistenza sarà x compreso tra meno 1 e 1. Per vedere questo vi ricordo che facciamolo qui il ragionamento, che se y è uguale a tangente iperbolica di x, questa è uguale a e alla meno x più meno e alla x meno e alla meno x fratto e alla x più e alla meno x. Adesso pongo e alla x come al solito uguale a t, e alla x uguale a t, allora qua se ci fate caso mi viene, sarebbe t meno 1 su t fratto t più 1 su t moltiplico tutto per t e fa t quadro meno 1 fratto t quadro più 1. Quindi mi viene y per t quadro più 1 uguale t quadro meno 1. Adesso io voglio ricavare t, quindi io trovo t quadro per y meno 1 uguale meno y meno 1, quindi t quadro è uguale a 1 più y fratto 1 meno y. Quindi x, t quadro è e alla 2x. Adesso faccio il logaritmo, quindi viene x uguale 1 mezzo logaritmo di 1 meno y, di 1 più y fratto 1 meno y. No. Vediamo un po'. Sì. Adesso devo scambiare y e x, quindi qua mi viene 1 mezzo per logaritmo di 1 più x fratto 1 meno x. Ovviamente 1 più x fratto 1 meno x, se sto tra meno 1 e 1, sono entrambi positivi. Se sto fuori di questo intervallo, uno dei due è negativo e l'altro è positivo, e quindi la funzione non è definita. Adesso in 0 la funzione vale logaritmo di 1 che fa 0 e torna. Quando x tende a u a meno 1 da destra, se ci fate caso questo tende a 2, ma questo tende a 0 più, logaritmo di una cosa che tende a 0 più tende a meno infinito, viceversa quando x tende a 1 da sinistra, questo di sopra va a 2, questo di sotto va a 0 più, quindi il rapporto va più infinito, logaritmo di una cosa che va più infinito, va più infinito. Okay. Quindi torna. E allora
diciamo, questa sì che ha lo sviluppo di Taylor vicino a, di McLaren, cioè di Taylor vicino a zero, perché se vi ricordate il logaritmo di 1 più x era x meno x quadro mezzi più x cubo terzi meno x alla quarta quarti eccetera eccetera più meno 1 alla n più 1 x alla n su n più piccolo di x alla n logaritmo di 1 meno x devo semplicemente mettere meno x al posto di x, quindi vengono tutti quei segni meno. Perché? Perché quando meno x al quadrato è uguale a x quadro, quindi c'era il meno, rimane il meno. Dove invece l'esponente era dispari, prima c'era il coefficiente positivo, stavolta elevando meno 1 a un numero dispari viene un meno in più e quindi il coefficiente positivo sono tutti negativi. Adesso l'arco tangente iperbolica di x devo fare semplicemente la semidifferenza dei due, no? Perché questo è il logaritmo del rapporto del logaritmo del numeratore meno il logaritmo del denominatore e poi c'è diviso 2 che sta fuori. Quindi quando mi viene questo meno questo diviso 2 fa x, poi mi viene più x cubo terzi più x alla quinta quinti più x alla settima settimi più x alla 2n più 1 fratto 2n più 1 più o piccolo x alla 2n. Questa è la formula dell'arco tangente per poi con x fatta fino, diciamo, ho scritto i primi n tempi. Ok, quindi vedete che è esattamente come quella diciamo dell'arco tangente, solo che i termini invece di essere di segno alterno sono di segno sempre positivo. Beh, questo in realtà ci fa intuire anche un'altra cosa: se io facessi la somma dei reciproci dei numeri naturali dispari e poi prendessi fino ai primi n termini e poi potessi prendere n a infinito, secondo voi quanto mi verrà? Vediamo un po' se c'è un po' di intuizione. Io è come se stessi cercando di calcolare la tangente iperbolica nel punto 1, ma nel punto 1 la tangente iperbolica va più infinito. Quindi se vi ricordate, se io faccio una somma dei primi n reciproci dei numeri dispari a segni alterni e poi faccio tendere n a infinito, vedremo quando sarà il momento che questa tenderà a pi greco quarti. Se invece li sommo tutti, diciamo sommo i primi n e poi mando n a infinito, allora il limite non farà pi greco quarti ma farà più infinito. In qualche modo sarà come dire, quando faremo le serie, che la somma dei reciproci numeri naturali, poi vedremo dispari, pari, non cambia niente, diverge, cioè fa più infinito. Ok, quindi per me, diciamo, abbiamo fatto tutto. Se ci sono funzioni che mi sono dimenticato, dico adesso, perché di tutte queste funzioni abbiamo fatto ovviamente gli sviluppi di McLaurin, tranne di una che non è alla fine intorno di zero. Ma per il resto abbiamo fatto gli sviluppi di McLaurin, abbiamo fatto in particolare abbiamo calcolato tutte le derivate, in particolare possiamo, dove ce l'abbiamo la formula generale tranne un paio di casi, possiamo calcolare il valore della derivata, possiamo fare anche il contrario, cioè mentre per calcolare lo sviluppo di McLaurin servivano tutte le derivate in zero, viceversa conoscendo lo sviluppo di McLaurin conosciamo il valore di tutte le derivate in zero. Quindi se io voglio dire la derivata diciassettesima della funzione coseno in zero, ovviamente vale 1 meno 1, fate il conto, la
derivata quarta vale di nuovo coseno, quindi la derivata sedicesima vale meno 1. Oppure vado a prendere il termine 17 dello sviluppo di McLaurin, vado a vedere il coefficiente da davanti, lo moltiplico 17 fattoriale e poi la derivata 17esima in 0. Diciamo vale per qualunque funzione di cui conosca lo sviluppo di McLaurin. Adesso, a cosa mi serve tutto ciò? Perché ci sarà un motivo per cui uno fa tutto questo. Il motivo è, allora, voi dovete partire da questi, diciamo, gli assiomi, diciamo, come funziona adesso per i limiti. Cioè, nel senso, io vi scrivo dei limiti. Questi limiti saranno una forma indeterminata. La prima cosa che uno deve fare è controllare che siano una forma indeterminata. Dopodiché cerca di manipolare questi limiti per farli, per calcolarli. Ecco, manipolarli per poterli svolgere, per poterli calcolare, non significa che io li manipolo fino a che non ho fatto uscire quello che voglio, cioè in maniera arbitraria. Significa che ogni volta, se io uso gli sviluppi di McLaurin, dopo che ho fatto una sostituzione oppure uno sviluppo, eccetera, eccetera, quello che c'era prima ci deve essere anche dopo, deve essere soltanto scritto in una forma diversa. Quindi se per esempio prima per x che tendeva a 0 tendeva a 0, dopo per x che tende a 0 non può tendere a 1. Non so se è chiaro. Sempre a 0 deve tendere. Comunque, gli esempi valgono più di 1000 parole, quindi prendiamo e cominciamo a calcolare un po' di limiti dal compito. Dai compiti, dalle tracce vecchie. Oh, non mi immaginate, non diciamo, pensiate che questi siano i limiti più difficili del mondo. Non sono i più difficili del mondo, sono semplicemente dei limiti che richiedono praticamente l'applicazione degli sviluppi di McLaurin e lo richiedono in maniera quasi obbligatoria, lo vedremo subito perché. Dopodiché il tutto mi farà vedere se sapete fare questa cosa. Oh, tenete conto, un'altra regola fondamentale per quanto riguarda gli esercizi che io do al compito scritto è che non si sa se l'esercizio è facile o difficile. Potrebbe essere facile. Potrebbe essere molto facile. Normalmente succede che quando è facile non lo fai e poi ti mangi le mani perché dice è facile. Era facile, mannaggia. Poi invece può essere che magari ti ingaponisci su uno che è estremamente difficile, nel quale anche ingaponendosi molto non si cava molto da buco, non si cava un ragno da buco, cioè almeno non è così, però queste cose si, se succede questo è chiaro che uno, però io, questa è una cosa che io contesto proprio dalla radice per quanto riguarda tutti gli esercizi che vengono assegnati sui testi. Nell'esercizio che viene assegnato sul testo, 99 su 100 tu ti fai un conto, spesso e volentieri fai delle inferenze a partire dal fatto, dice no, non può essere perché sta venendo troppo lungo, no? Ieri sera mia figlia stava facendo un'espressione in prima media, appena l'espressione gli si incasina troppo, lei sa che in 3 righe, 3-4 righe deve venire il risultato, viene da me perché dice no, non può essere, sicuramente poi ha qualcosa. A parte che hai il risultato, in quel caso hai il risultato, quindi vede che non viene, eccetera. Ma anche se non avessi il risultato, farebbe lo stesso tipo di ragionamento. Allora, la cosa non funziona così. Nel momento in cui dovrai fare un conto serio per la tesi o per qualche altro motivo serio, nessuno ti dice a priori se l'esercizio è facile o è difficile. Magari era facile, allora in 3 righe dovevi cavare. Ma magari è estremamente difficile, allora magari non potevi fare esattamente quell'esercizio, però ne potevi fare, capito? Potevi fare dei ragionamenti e delle valutazioni di altro tipo. Quindi, diciamo, l'unico in linea di massima, ma ripeto, non è una certezza, infatti io non dico mai calcolare il limite, dico studiare il seguente limite. Perché calcolare il limite dà già l'idea che il risultato debba venire finito. Invece potrebbe essere che il risultato viene finito, può essere che il risultato non, il limite non esiste, può essere che il risultato fa più infinito, capito? Quindi non lo sappiamo. Allora, andiamo a fare questo limite qua.
limite per x che tende a più infinito di logaritmo di x più 1 fratto x più 2 più arco tangente di x più 2 fratto x quadro più 1 meno seno di x quadro facciamo di x fratto 2 x quadro allora facciamo x quadro fratto 2 x alla quarta più 1 ok, sotto ci metto tangente di x più 3 fratto x quadro più 1 per la radice quadrata di x più 1 fratto x cubo più 3. Non esce 0, no, questo viene 1. No, non lo so quanto fa, però viene numero allora non mi impressiona, non c'è nulla di particolarmente. Allora cominciate qua, x va più infinito. Allora, cominciamo a vedere che si tratta di una forma indeterminata. X più 1 va più infinito, x più 2 va più infinito, il rapporto va? Logaritmo va? Logaritmo di 1 fa 0. Qua? No? Più infinito, x sopra, x quadro sopra. Comanda x, la quantità più grande è infinita x. Quindi dentro va 0, tangente di 0 è 0. Poi qua, x quadro, x alla quarta. 0 di 0 è 0, quindi sopra abbiamo 0 più 0 meno 0, quindi viene 0. Sotto 1 su x quadro va 1 su x va a 0, tangente va a 0, qua abbiamo la radice di una cosa che va a 0 e quella va a 0, quindi abbiamo la forma indeterminata 0 su 0. Adesso possiamo operare in due modi. O facciamo la sostituzione x uguale 1 su t, oppure un modo equivalente è sviluppare il tutto usando come infinitesimo nella nostra mente, però cioè nella nostra mente ci deve stare che x sta andando a più infinito, quindi è 1 su x l'infinitesimo. L'infinitesimo non sarà x, ma sarà 1 su x. 1 su x ovviamente tende a 0 più, perché x va a più infinito, 1 su x per reciproco tende a 0 da destra. Io suggerisco caldamente e farò quasi sempre questa seconda versione, perché il problema qual è? Basta abituarsi, prima di tutto è meglio abituarsi perché così non devi fare la sostituzione, è meglio abituarsi, basta resettare, quando x va più infinito l'infinitesimo è 1, o a più o meno infinito l'infinitesimo è 1 su x, poi ovviamente se va più infinito 1 su tende a 0 da destra, se va meno infinito tende a 0 da sinistra, quindi quella è una piccola informazione in più, a volte può essere utile. Quando invece x va a 0, x va a 0. Se x invece andava a 1, là non c'erano questioni, bisognava fare la sostituzione, perché io non riesco a ragionare in termini di x meno 1. Ok? È difficile ragionare. Lì per x che tende a 1 l'infinitesimo fondamentale è x meno 1, cioè l'infinitesimo che usiamo per calcolare gli ordini degli altri infinitesimi è x meno 1, e allora mi è difficile ragionare in quei termini, quindi conviene fare la sostituzione, perché qua non conviene fare la sostituzione. Se io facessi la sostituzione x uguale 1 su t, potrei, però mentre se io facessi la sostituzione, se qua x tendeva a 1, allora io devo fare la sostituzione x uguale 1 più t, allora quella sostituzione era una sostituzione affine, quindi diciamo io non dovevo fare parecchie moltipliche, dovevo fare solo somme, raccogliere sia sopra che su. È chiaro? Quindi c'erano meno possibilità di sbagliare. Se qua devo fare la sostituzione, per esempio,
se io uso la sostituzione x uguale 1 su t, logaritmo di x più 1 fratto x più 2 diventa logaritmo di 1 più 1 su t fratto 2 più 1 su t. Quindi diventa logaritmo 2 più 1 su t. Quindi diventa logaritmo di t più 1 di 1 più t fratto 1 più 2t. Ok, però per fare questo io ho dovuto fare sia al numeratore che al denominatore, ho dovuto fare una somma calcolando un denominatore comune, poi portando insomma al numeratore ho dovuto fare il denominatore comune uguale a t, quindi fare t più 1, qua la stessa cosa, 2t più 1. Nel fare questo tipo di operazione algebrica è facilissimo fare un errore. Allora, se è facilissimo fare un errore e non ci sono grossissime possibilità di controllo, posso fare un po' pezzo pezzo vedere, però non è proprio facilissimo controllare che dopo la prima sostituzione sia tutto quanto fatto bene, ok? Quindi e questo vale proprio per la sostituzione quando x va a infinito, che x è uguale a 1 su t. Allora preferisco non farlo, perché se faccio un errore al primo rigo, poi diciamo l'esercizio viene tutto sbagliato. E quindi poi dopo, se me ne accorgo alla fine, per qualche motivo mi accorgerò anche magari che l'esercizio è sballato, però alla fine è troppo tardi per rimediare. Ok, quindi tendenzialmente io cerco di evitare di fare la sostituzione, tendenzialmente, però se voi vi fidate molto delle vostre capacità algebriche potete tranquillamente fare la sostituzione. Ok, allora come si fa? Ah, cominciamo, numeratore e denominatore, cominciamo a sviluppare i vari pezzi. Dove si comincia? Si comincia dalla parte dove tra le varie funzioni non ci sono somme. Qua ci sono prodotti, le somme stanno dentro. È chiaro? Si comincia da lì. Perché io normalmente la parte con i prodotti la metto a denominatore, però poi il giorno che la metto a numeratore, poi iniziate sempre al denominatore e vi ingattate. E adesso farò vedere perché si comincia da lì. Cominciamo da lì, da qui. Quindi cominciamo a vedere radice di x più 1 fratto x cubo più 3. Allora, qui cosa si fa? Come al solito, si mette in evidenza x sopra, cioè la quantità più grande, e x cubo sotto. Allora, x fratto x cubo fa 1 su x quadro, 1 su x quadro lo porto fuori dalla radice e fa 1 su x. Perché non fa 1 sul valore assoluto di x? Se vi ricordate, io vi ho fracassato i timpani ricordandovi che la radice di x quadro non è x ma è il valore assoluto di x. Ma perché ci metto x? Perché tende a più infinito, quindi è sicuro che è positivo, no? Ok, adesso tutta questa roba qui tende a 1, si vede, no? Questo va a 1, 0, 1, 0, tende a 1, radice di 1. Quindi posso scrivere che questo è 1 su x più termini di ordine superiore. Quello è 1 più piccolo di 1. Quando faccio la moltiplicazione viene 1 su x più termini di ordine superiore. Qua non mi interessa i termini di ordine 2, mi interessa solo il termine di ordine più basso. Per quale motivo? Perché qua si fa il prodotto. Come faccio il prodotto di due polinomi e il termine di grado più alto è il prodotto dei termini di grado più alto, così per gli infinitesimi, quando vado a fare il prodotto, l'infinitesimo di ordine più basso sarà il prodotto di infinitesimi di ordine più basso, quindi me ne serve solo uno. Andiamo a fare l'altro. Tangente di x più 3 fratto x quadro più 1. Questo è uguale a tangente, nello stesso modo, qua c'è 1 su x che moltiplica 1 più 3 su x per 1 più 1 su x quadro. Quindi questo viene tangente di 1 su x più
o piccolo di 1 su x, quindi questo è 1 su x più o piccolo di 1 su x. Allora, qua ho usato che questo tende a 1. Poi 1 su x lo chiamate t, allora tangente di t chi è? T. Poi ci sarebbero altri termini, ma gli altri termini chi sono? T più t cubo terzi, secondo termine della tangente. Ma quando vado a fare t cubo, tutti i termini vengono dell'ordine superiore a 1 su x, superiore al primo, perché già il termine di ordine più basso è 1 su x al cubo, che è di ordine 3, e quindi se questo lo chiamate t, viene t più altre cose che finiscono tutte qua dentro. Quindi adesso quando vado a fare il denominatore, io posso cancellare tutta questa roba e scrivere il prodotto di quei due, ma il prodotto di quei due è 1 su x per 1 su x fa 1 su x quadro, tutti gli altri sono termini di ordine superiore. Se ci fate caso, quando andate a fare il prodotto avete 1 su x per 1 su x, che è 1 su x quadro, poi avete questo per questo, che è o piccolo di 1 su x quadro, perché avete un termine di ordine superiore a 1 su x per 1 su x, che fa o piccolo di 1 su x quadro. Anche questo per questo è la stessa cosa, e l'ultimo a maggior ragione. Quindi abbiamo questa roba qui. Quindi non c'è nulla di complicato. Beh, e così è già più è già meno spaventoso, no? Rispetto a prima, spaventa molto meno. Andiamo a fare il numeratore. Adesso il denominatore abbiamo finito. A questo punto cosa mi dice la teoria? Mi dice che il denominatore è un infinitesimo, che in 1 su x è di ordine 2, e il coefficiente davanti pure l'abbiamo pure calcolato fa 1. Quindi se sopra mi verrà un infinitesimo di ordine 1, che è minore di 2, per esempio verrà 3 su x, 3 su x fratto 1 su x quadro si comporta come 3x, e quindi andrà a più a più infinito. Se mi verrà per esempio 3 su x quadro fratto 1 su x quadro andrà a 3, se mi verrà 3 su x cubo fratto 1 su x quadro andrà a 0. Quindi a questo punto io so che il numeratore lo devo sviluppare, ma so anche che mi basterà svilupparlo fino all'ordine 2, perché non sia mai, diciamo, no, non sia mai, se quand'anche si elidessero tutti i termini fino all'ordine 2, cosa mi resterà al numeratore? Se mi rimane una cosa, se inizierà con una cosa tipo a su x, allora andrà a più o meno infinito. Se mi era una a su x quadro, andrà a un numero finito. Se invece si ridono anche quelli di ordine 2, rimarrà o piccolo di 1 su x quadro fratto 1 su x quadro, che andrà a 0. Quindi io a questo punto sono sicuro che andando a prendere il numeratore sviluppando fino all'ordine 2, la questione si risolve. E allora andiamo a fare questo sviluppo fino all'ordine 2. Quindi facciamo questo esercizio e poi ci riposiamo un po'. Qui abbiamo logaritmo. Come si fa? Ha sempre allo stesso modo. Qua metto in evidenza la x, e qua mi rimane 1 più 1 su x. Qua metto in evidenza la x e mi rimane 1 più 2 su x. Allora qui poi la x la semplifico, quindi mi viene logaritmo di 1 più 1 su x fratto 1 più 2 su x. Questo lo posso fare anche così: logaritmo di 1 più 1 su x meno logaritmo di 1 più 2 su x, perché mi può anche convenire sviluppare separata meno. Allora, questo qua è 1 su x meno 1 su 2x quadro, quindi 1 più t, t meno t quadro mezzi, poi più o piccolo di 1 su x quadro. Poi qua ho meno, scusate, qua era 2 su x, 2 su x meno, col meno davanti diventa più 2 su x quadro, perché 2 su x quadro sarebbe 2 su x al quadrato, cioè 4 su x quadro mezzi, quindi viene 2 su x quadro. Quindi quanto fa? Fa 1 su x, anzi meno 1 su x, 1 su x meno 2 su x, 2 meno 1 mezzo fa 3 mezzi, quindi 3 fratto 2x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Questo è il primo pezzo. La stessa cosa la potevate ottenere se qua toglievate il denominatore prima. Qua mi veniva logaritmo di 1 più 1 su x per 1 meno 2 su x più 4 su x quadro,
il termine di ordine sube di ordine uguale logaritmo. Adesso faccio la moltiplicazione, 1 per 1 fa 1, poi meno 2 su x più 1 su x fa meno 1 su x. Poi andiamo a prendere i termini di ordine 2. I termini di ordine 2 abbiamo 4 su x quadro meno 2 su x quadro e basta, e quindi abbiamo più 2 su x quadro più tutti gli altri sono di ordine superiore al secondo. Adesso tutto questo lo chiamate t. Allora cosa vi viene? Vi viene logaritmo di 1 più t uguale a t, cioè meno 1 su x più 2 su x quadro meno più più o piccolo di 1 su x quadro. Allora devo fare meno t quadro mezzi, ma adesso quando faccio il quadrato di t, l'unico termine di ordine 2 è il quadrato di questo, quindi viene meno 1 su 2x quadro. Adesso andate a fare la sottrazione, meno 1 su x ci sta, 2 meno 1 mezzo fa sempre 3 mezzi, e viene 3 fratto 2x quadro. Quindi invece di tenermi questo termine, io qua posso scrivere meno 1 su x più 3 fratto 2x quadro, e poi ci metto qua in fondo più o piccolo di 1 su x quadro. Bene, adesso devo semplicemente fare la stessa cosa con gli altri termini. A questo termine, se mi consentite, lo cancello, questa parte qua. Ho finito con questo pezzo qui. Adesso dobbiamo fare arco tangente di, qua metto in evidenza la x, 1 più 2 su x, sotto metto in evidenza x quadro, 1 più 1 su x quadro, quindi viene arco tangente di 1 su x che moltiplica 1 più 2 su x che moltiplica 1 meno 1 su x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. È tutto chiaro o lo devo spiegare? Ho messo in evidenza x sopra x quadro sotto, poi ho semplificato. Poi il numeratore l'ho lasciato stare, per quanto riguarda il denominatore è del tipo 1 più un infinitesimo, allora 1 fratto 1 più t è 1 meno t più termine di ordine superiore. Adesso faccio le moltiplicazioni dentro, viene arco tangente di 1 su x che moltiplica 1 più 2 su x più o piccolo di 1 su x. 1 più 2 su x, tutti gli altri termini sono di ordine superiore al primo. Perché mi sono fermato al primo ordine? Perché c'è un 1 su x fuori, quindi questo lo posso scrivere come arco tangente di 1 su x più 2 su x quadro più termini di ordine superiore al secondo. Quindi cosa otteniamo? Adesso tutto questo lo chiamate un'altra volta t, è un infinitesimo e tende a 0. Qui abbiamo 1 su x più 2 su x quadro più o piccolo di 1 su x quadro e basta. Perché? La cotangente di t quando fa? Fa t più t cubo terzi. Comunque è un termine di, successivo un termine di ordine 3. Ma io quando vado a fare il cubo di questa roba qui, che ho chiamato t, il termine più basso che mi viene come ordine è il cubo di 1 su x che fa 1 su x cubo, che finisce dentro piccolo di 1 su x quadro. Adesso vado a sostituire, quindi qua mi viene più 1 su x più 2 su x quadro e basta, perché o piccolo di 1 su x quadro già ce l'ha, ce l'avevo, quindi o piccolo di 1 su x quadro più o piccolo di 1 su x quadro fa o piccolo di 1 su x quadro. Bene, adesso non abbiamo finito, andiamo a fare l'ultimo termine.
stavolta devo fare il seno di x quadro sopra, e non devo mettere in evidenza niente, già c'è un solo termine. Qua metto in evidenza 2x alla quarta, sempre la quantità più grande. Allora qua mi viene 1 più 1 su 2x alla quarta, quindi viene seno di 1 fratto 2x quadro, che moltiplica 1 meno 1 su 2x alla quarta più o piccolo di 1 su x alla quarta. Ho girato giusto per far vedere che mi sono tenuto un termine, ma questo in realtà viene seno di 1 su 2x quadro più termini di ordine superiore. Adesso tutto questo lo chiamate t, seno di t è t, scusate, qua il 2 non serve a niente, che un po' piccolo di 1 su x quadro si scrive, e quindi più termini di ordine superiore a t, ma t è di ordine 2, quindi tutti i termini di ordine superiore finiscono qua, qua dentro. Nel bidone aspira tutto. Adesso c'è il meno davanti, quindi io qua ci devo mettere meno 1 su 2x e questo lo ricopro un po' a sinistra. È chiaro che o piccolo di 1 su x quadro meno piccolo di 1 su x quadro fa ancora o piccolo di 1 su x quadro. Adesso è venuto il momento di fare le dovute semplificazioni. Allora vedete, gli infinitesimi di ordine 1 se ne vanno, quelli di ordine 2 non se ne vanno. 3 mezzi meno un mezzo fa 1, più 2 fa 3, quindi tutta questa roba qui fa 3 su x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Per finire applichiamo il principio di sostituzione degli infinitesimi. Qui abbiamo un termine di ordine 2 e termine di ordine superiore, termine di ordine 2 e termine di ordine superiore, quelli di ordine superiore si trascurano. 3 su x quadro fratto 1 su x quadro fa 3, e quindi il limite fa 3. Fine delle trasmissioni. Dopo aver visto il limite, vi interessa ancora farlo con l'Hôpital? Denota il vostro stato di buona salute mentale, perché se lo fate con l'Hôpital, se vi ricordate, a parte che diciamo gli argomenti delle varie funzioni sono un pochino elaborati, quindi già la derivata prima viene bella, una bella spasella sia sopra che sotto, ma nella derivata seconda poi avete prodotti e funzioni di funzione, quindi diciamo dal punto di vista algebrico calcolarlo con esattezza diventa un'impresa improba, ardua. Mentre invece qui uno si mette con santa pazienza, sì, è come se uno prendesse un gomito, lo deve diciamo prendere il filo, lo deve dipanare, va bene? Qual è il motivo per iniziare le moltiplicazioni? Perché se io inizio da sopra, no? Io adesso ho sviluppato fino all'ordine 2 e mi è rimasto questo e sono stato fortunato, ma metti che veniva un piccolo di 1 su x quadro, poi sotto vai a fare sotto e ti viene 1 su x cubo. Se mi venisse una roba del genere, un piccolo di 1 su x quadro e sotto ti venisse 1 su x cubo, questo per x che tende a 0 quanto fa? Per x che tende a più infinito, scusa, mi sai rispondere? No, perché se questo è, fai conto, 1 su x quadro per radice di x, questo va a infinito. Se questo è 1 su x cubo, questo va a 1. Se questo è 1 su x alla quarta, va a 0. E sono tutti o piccolo di 1 su x alla quarta. Quindi ti può capitare, se inizi dalla parte dove ci possono essere delle elisioni, se ti si cancella tutto, significa che ci sta pure la possibilità che devi tornare indietro e andare a rivedere tutto il conto per sviluppare un ordine in più, che è una cosa alquanto antipatica. Mentre se invece tu inizi da sotto, lo sai che è di ordine 2, che me ne importa? Se qua venisse un piccolo di 1 su x quadro, il limite farebbe 0. È chiaro come, perché?
Dice, è vero, 99 volte su 100 gli esercizi che io ho dato negli ultimi, che ne so, 5, 6 anni, 7 anni, prima li davo di ordine, diciamo che erano in tesi di ordine 3 sopra e sotto, quindi bisognava più corto. Adesso, diciamo, li do qua spesso e volentieri che sono di ordine 2. Poi però capita l'eccezione, per esempio la volta che sbaglio a copiare la traccia. La traccia io non la preparo mai con giorni di anticipo, la preparo, se il compito quella mattina alle 10 la preparo alla sera mattina, alle 5 la mattina. La preparo quella mattina stessa, quindi se sbaglio a copiare la traccia magari si ingastra la situazione proprio quella che dovevi evitare. Quindi non lo puoi mai sapere a priori con certezza, anche se questo più o meno è l'esercizio più standard di tutti qua. Qua non mi interessa farvi trucchetti o trabocchetti o cose, voglio sapere se riuscite a fare quattro conti con gli infiniti o con gli infinitesimi. È chiaro? Tutto qua. Quindi naturalmente dovreste conoscere un po' almeno l'inizio, insomma la parte iniziale di parecchi sviluppi, degli sviluppi di McLaren, almeno fino all'ordine 1, fino all'ordine 3. Chiaro? Non è, diciamo, molto spesso appunto servono fino all'ordine 2, però qualche volta servono pure fino all'ordine 3, che comunque può capitare. Sono nel compito, quanto tempo avevo? Allora, nel compito avete 6 esercizi e 2 ore di tempo. Quindi teoricamente avete 20 minuti di esercizio al tempo. Di questi 6 esercizi ne avete uno che vale doppio che è la funzione. Quindi teoricamente potete arrivare fino a 7 punti. Praticamente mai, perché la funzione è difficile che venga giudicata più di 0,5 per 2. Il punteggio doppio sta proprio a compensare che se uno la fa più ragionevolmente bene, perché la derivata seconda è sempre difficile da studiare, seppure se già difficile da calcolare, no, però te la valuto doppio. Quindi se tu mi fai la funzione, la derivata prima, mi fai un buono studio della derivata prima, 0,55 per 2, puoi prendere pure più di 1. Ok? In totale normalmente un compito è da ammissione all'orale se partiamo da 2, non sto chiedendo chissà che cosa. 2, l'equivalente di 2 su 6. 2 qualcosa. Quindi se uno riesce a fare la Allora, il vostro ragionamento funziona, ve lo dico già io, come in due passaggi e 3 giravolte non passi il compito. Allora, quindi se faccio complessi e limite sono passati. Quindi faccio solo complessi e limite. Quindi sbaglio qualcosa di complesso e limite. Non posso. Quindi complessi e limite è qualcosa per recuperare l'errore del. Ecco, questo è il ragionamento di secondo ordine. Non funzionavano quello. Tu devi cercare di fare quanto di meglio è possibile. Anche perché poi non ti preoccupare, se non sulla funzione non fai nulla, te la do all'orale la funzione. Perché non è che poi dice, ma allora ho evitato di fare integrare l'errore, cioè, no, poi uno il compito lo guarda più, no, statisticamente è una cosa ben consolidata. Sono 20 anni che faccio i compiti con questo sistema, quindi quando un compito, per esempio un compito da 2,5 è un compito da piena ammissione all'orale, anche se uno magari ha fatto degli esercizi sì e degli esercizi no. È così. L'orale dura più o meno. L'orale dura quando deve durare. Quindi no, può durare. Posso parlare di 2 ore? No. Siccome c'è questa fase in cui do questo esercizio prima, allora ci contano. Cioè quello generalmente li metto a scrivere qualcosa, intanto faccio l'ora a quell'altro. E quindi diciamo nelle 2 ore ci mettono questo, che spesso dura un'ora, ma perché dura un'ora? Perché quello gli studi di funzione che ti devo fare da fare all'orale sono da 5 minuti. Poi se tu ci metti un'ora sono fatti 2, cioè. Comincia a togliere un'ora e poi vedi che l'orale generalmente sono 40 minuti. Diciamo, non è preoccupato. Allora, vabbè, un minuto di pausa. Voglio fare solo una cosa e ce ne andiamo, 5 minuti. Voglio fare, visto che stiamo parlando di compito, faccio un esercizio sui complessi.
prendo quello di questo rombo. Questo qua dovrebbe essere particolarmente semplice. Ma occhio. Allora, com'è? Esercizio del compito sui complessi. Anzi no, facciamo quest'altro che è un poco meglio. Z più un mezzo modulo 4 uguale meno 2 per Z meno I. Allora, vediamo un po'. Allora, qui non facciamo altro che scrivere Z uguale A più IB. Adesso voi trovate che meno 2 che moltiplica A più I per B meno 1 è uguale sempre a quella roba lì. Quindi cosa scoprite? Scoprite innanzitutto che questo numero che sta a sinistra, per adesso questo lo lascio, oppure potete anche scrivere A più un mezzo più IB modulo 4. Comunque, questo è un numero reale positivo, questo è un numero complesso, quindi bisogna che la parte immaginaria del numero complesso di destra sia 0, e quindi affinché sia 0 questo pezzo non ci deve stare, ma vuol dire, in questo caso vuol dire che B deve fare 1, quindi otteniamo l'equazione B meno 1 uguale a 0, quindi B uguale a 0. Adesso risostituiamo B uguale a 1 e quindi qua abbiamo A più un mezzo più I modulo 4 uguale meno 2A. Adesso andiamo a scrivere il modulo 4 di A più un mezzo più I. Poi devo fare A più un mezzo al quadrato più 1, perché come si fa il modulo 4? Si fa il quadrato della parte reale più il quadrato della parte immaginaria. A più un mezzo è la parte reale, 1 è la parte immaginaria, tutto quanto deve essere uguale a meno 2a. Quindi otteniamo a quadro più a meno, diciamo, meno, più un quarto, quindi più 5 quarti, uguale meno 2a. Quindi otteniamo che a quadro più 3a meno 5 quarti fa 0. Quindi adesso dobbiamo ricavare A, questa è un'equazione di secondo grado, A uguale meno 3 meno più la radice di, vediamo un po', 9 meno 5, no, più 5, perché qua era più 5 quarti, quindi qua meno 5, fratto 2. 9 meno 5 fa 4, quindi viene meno 3 meno radice 4 fa 2, meno 3 meno 2 fa meno 5 mezzi, oppure meno un mezzo. Allora vediamo, verifica, se io ci metto, se z è uguale a meno un mezzo più i, allora a sinistra viene modulo di quadro, ma modulo di quadro fa 1, a destra viene meno 2 che moltiplica meno un mezzo più i meno i e fa pure 1 e si trova. L'altra
soluzione era meno 5 mezzi più i, allora a sinistra fa meno 2 più i modulo quadro e fa 5, da qui abbiamo meno 2 che moltiplica meno 5 mezzi eppure fa 5 e si trova, quindi va bene sia l'una che l'altra. Il controllo fatelo sempre, anche quando qui era ovvio che non avevamo introdotto nessuna soluzione spuria, abbiamo semplicemente applicato l'equazione, non abbiamo fatto, quindi le soluzioni dovevano essere giuste tutte e due. Fatelo sempre, che vi costa, così sapete per certo di aver fatto bene. Se poi invece andando a trovare una soluzione, diciamo a applicare, a sostituire una soluzione che avete trovato, la cosa non viene, allora siete sicuri che o avete sbagliato i conti e la soluzione non è quella, oppure avete sbagliato la verifica, oppure se magari una viene e l'altra non viene, può essere che avete fatto qualche manipolazione per cui alcune soluzioni sono, come si dice, spurie. A seconda di quello che vi viene dal controllo, diciamo, sarete confortati nella, diciamo, nella sicurezza di ciò che avete fatto, oppure dovete tornare indietro e dovete fare una parte dei conti. Chiaro? L'importante, non dovete fare mai i conti come una macchinetta, cioè nel senso, qualunque cosa facciate dovete valutare quello che state facendo, cioè cercare di capire quello che fate e cercare di interpretare correttamente quello che state facendo.